Però tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Vi dico già che io morirò dalla paura in questo video, perché siamo in funivia. Siamo in funivia, ragazzi, non ci credo ancora. Siamo qui a Bolzano e adesso saluta il canale. Allora, questa c'ha l'erbetta finta, hai visto? Ok, adesso stiamo andando qua in funivia. Guardate, no, ho troppa paura. Sì, ma non è una cosa di cui vado tanto fiero, sono un po' preoccupato in sostanza, ecco perché. Eccolo, dai, stiamo salendo. Vi ricordo che esattamente quasi 30 anni fa, proprio in questa chiesa, in questa funivia, ma a Bolzano, ci fu un super incidente di un aereo che andò ha tagliato i figli della funivia, uccidendo tantissime persone. Io sono troppo preoccupato. Più o meno questo qua è il paesaggio in cui mi ritrovo. È difficilissimo adesso, fa strapaura quando superai questo vediamo che chi riesce a buttarsi e becca la piscina. Guarda, questa che è scalata, sì. Guarda, c'è anche un teschio là. Perché mi dicono la scalata, però una grande. Boh, non so. Ma tu di casa. Immaginavo senti le orecchie. Guarda, ti sta adesso, proprio in questo momento, sta passando un'altra funivia. Facciamo il cambio. Tiziano, guarda, adesso questo qua è il momento in cui inquadrerò. Scusa, dimmi, Susi. Come? Ti fa lo stesso il passaggio? Era come? Guarda, sta stradondolando. Ho troppa paura. In lontananza, cioè, non vedo nessun aereo, per fortuna. E niente. Ci vediamo per il prossimo spacchettamento. Ma adesso i tempi si cambiano, vuol dire, poi tu sei più lungimirante, però qua, quindi guarda, e guarda quanta gente. Adesso ci stiamo solo più avvicinando. Il paesaggio qua è roccioso per la maggior parte. C'è qualche arbusto e qualche albero. Incentivando. Ha detto che si deve muovere, deve prenotare, deve prenotare. È in ritardo. Io soffro di vertigini e io ho la fobia degli aerei, mi fanno stra paura gli aerei e adesso ho molta paura. Soprattutto quando c'è il cambio, cioè quando arrivo in quella specie di cosa corrente elettrica, quando c'è il cambio, ho stra paura. Ditemi se siete già stati in funivia, però dai, continuiamo, ci stiamo sempre di più avvicinando, io ho sempre di più paura, durerà tanto questo viaggio, credo, molto, almeno 20 minuti dovrà durare il viaggio, credo, e ecco qua, adesso c'è il cambio, 3, 2, 1, non sto trovando. Non so se. Spesso che si afferma anche. Scelgono, selezionano. No. Senti. Oddio, si ferma. Oddio, si ferma. No, perché c'è anche l'altro. No, io sto. No, io ho paura. Ciao. Salutiamo gli altri. No, io sto a paura. Si sta fermando. Si sta fermando, se cadiamo lì. La medusa. Mamma mia, si sta fermando sempre di più lento. Sempre più lento. Sempre più lento, sempre più lento qua. Ecco qua, ha ripreso per fortuna. Ha ripreso. Sta andando piano. Devi girare, devi guardare fuori, No, gente, potresti essere anche in macchina per tornare a guardare la tua vita. Qua c'è il cambio, adesso teniamo così fino al cambio. Questo viaggio? Sì, no, tutto il viaggio no. YouTube non accetta video troppo lunghi. No, ma infatti, per quello dicevo, volevo consigliarvi. Devi essere ai denti. Sei vecchio, quindi... Oh!
stato un sta dondolando, guardate, è tutto innevato, voilà, è innevato. Comunque qua sta tutto tremando e sta andando lento, non come dovrebbe andare, credo. Dai, andiamo. Un altro cambio, adesso c'è la discesa, non c'è la discesa, ve lo faccio vedere. Guardate. Guardate, no, io sono stravaura. Perché, guarda, stiamo incrociando un'altra funivia, che anche questa qua credo che dovrebbe avere paura. Come io... Vabbè, dopo vi farò vedere perché credo che ci sarà, perché boh, non so. Qui che si casca la funivia, non si vede la funivia, non si vede dove metterli. Chiega se via, funivia è tutto. Quanto sono? Una, due, tre, quattro. Dai, stiamo cari. Ma dai, si fa richiamare una roba di numero. Forse ce la facciamo. Se si rompe un cavo, vado. Come fanno? Come fanno a cambiare veramente? Ah, avranno qualcosa che... Beh, non lo so. No, dai, fondo, ecco qua, stiamo avvicinando al cambio. Lo vedi? Grande. È un... E basta, siamo qua. È un cambio di... uno di questi, uno dei cambi più difficili questi. Doveva fare anche 36 metri prima. È difficile sto cabbio. È difficile. È il 5 Leitner. 36 metri. Qua sta tutto tremando, ecco. Questo qua è un bruttissimo momento perché in questo momento va sempre più piano. E gli dico, ho troppa paura quando va piano. Salutiamo tutti. Mancano ancora 2 minuti di registrazione. Se la terra possiamo anche tagliare i cavi e arriviamo su. Abbiamo un tagliaunghie. Può servire? Ci stiamo sempre più avvicinando. C'è la neve, c'è un altro. Se guardate il paesaggio, questa qua è montagna, raramente ci sono arbusti. La neve c'è proprio la neve. Duriamo ancora qualche secondo e poi dovrò chiudere il video perché non è che siamo arrivati. Okay. Oh no, no. Ci siamo fermati. È deragliato un treno perché erano in ritardo di un minuto, ha dovuto accelerare, è andato a fuoco, ha fatto così. È deragliato il treno. Di un minuto. Stiamo andando troppo lentamente, siamo troppo lenti, ragazzi. Ci siamo fermati. Vabbè, vi ringrazio per la visione. Guarda, ciao.